Buongiorno signori e signori, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Buongiorno. Non abbiamo avuto ispirazioni, non abbiamo avuto quel friccicorio di dire va bene, facciamo un video perché c'è qualcosa da vedere. Eravamo in zona rossa, eravamo depressi, tutte le sapesse, ma ora tutto è cambiato. È vero o non è vero? Siamo in zona gialla, è cambiato il colore. E allora dove siamo, cosa facciamo, eccetera prima eccetera? Il colore arriva la primavera, dopo la sigla. Ciao. Questa cosa spiegativa, dopo la sigla, che è? Cosa brutta. Va bene, avete riconosciuto i palazzi, avete riconosciuto... che cazzo no, sono? No, così secondo me no. No, non si sa mai, non si sa mai. Bene, signore e signori, ci troviamo a Napoli. Siamo a Napoli, siamo venuti, ci stiamo facendo una piccola vacanzina. La prima volta che veniamo a Napoli ci siamo presi un bed and breakfast al Vomero. Prima volta veniamo a Napoli senza stare dai parenti, il che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma devo dire la verità, questa cosa di più trovarmi in, diciamo senza in vincolo è molto molto bella. E in città, aspettate che giriamo, siamo a San Martino, stiamo a piedi e adesso da quella che è la certosa di San Martino che vi abbiamo lasciato, l'ultima immagine che vi abbiamo lasciato ad agosto con l'ultimo video di che stavamo con il video delle Dellande, vi ricordate? Ci andiamo a fare una cosa che non abbiamo mai fatto in vita nostra, cioè in 45, in 48 quasi anni della sua esperienza. Non ci siamo mai fatti le scale di Monte Santo, cioè invece di prendere da funicolare, ce ne andiamo giù Napoli, giù scendendo, a le scale. Scendendo le scale, dove ci dovrebbero essere dei panorami mozzafiati. Speriamo solo quelli. Andiamo insieme per queste scale. Dalla certosa di San Martino e siamo qua, adesso cominciamo via Pedamentina a San Martino, quindi cominciamo questa, questa discesa che ci porta, come potete vedere, giù e andiamo. Rosario già sta... Con calma perché la discesa è scorscesa, potremmo ucciderci in malo modo, c'è pure qualcuno che la fa in salita, oh mio Dio. Faccio vedere quando dobbiamo scendere, tanto dobbiamo scendere, altro che funicolare di Bergamo, l'ascesa è molto più grossa qui, guardate, facciamo un panorama, là il castello di, anzi la reggia di Capodimonte, questa qui, la chiesa di Capodimonte, il bosco di Capodimonte, di qua abbiamo una veduta di Spacca Napoli, no, quella è via Foria in realtà. Centro direzionale, Spacca Napoli è questa cosa che si vede così, che scende. Queste, stiamo inquadrando in questo momento la, il monastero di Santa Chiara e quindi Piazza del Gesù Nuovo, centro storico, di là il posto. E procediamo signori e signori, via, scendiamo. Via Pedamentina, mentre Rosario pedamenta verso giù, Pedamentina probabilmente da piedi, quindi guardate che belli scorci. Scendiamo, procediamo. Siamo arrivati a un quarto della discesa, ci possiamo vedere alle nostre spalle il Castel Sant'Elmo, come vedete, la discesa è sempre così, vedete una casa del genere, no? Ci si arriva solo col cavallo. Secondo me il marigoldo si sfasteria pure di arrivare fino a qua. E guardate, si vede il Jolly Hotel, adesso come si chiama? L'NH, ok? E il padrone di casa che è sempre lì, che bella giornata. Lo so, ma tanto non ci sta nessuno, quindi non è che dite la mascherina o non la mascherina, non c'è nessuno, tranne un cane che mi abbaia, ma tutto a posto. Stiamo scendendo un altro po' di rampe, io mi chiedo le signore come facciano la spesa qua. Se ci fosse una persona affacciata, io direi, signore come facete la spesa? Secondo me, io penso, da napoletano, che qualcuno si sarà ingegnato, che ci sarà qualcuno con le carriole con elettriche, con quelle ruote che salgono praticamente, che fanno, che ci portano direttamente da frutta, verdura e cose, perché non è possibile. Comunque la devozione a Madonna e poi ci stanno San Giuseppe Moscati, Madonna va in metà, quindi procediamo, continuiamo a scendere. E come appunto avevo detto, ho chiesto alla prima signora che ho incontrato, una signora che proprio di sotto alla devozione, che tiene anche un orto e tutto il resto presso, come fate a portare le buste della spesa? Allora, loro dicono che di fatto la cosa che ho pensato io non c'è, tranne qualche abusivo che facevo con le bibite, ma si può arrivare con la macchina fino a qua, dopodiché vabbè, ne abbiamo fatte almeno 20. Quindi dal corso Vittorio Emanuele si fa la spesa, si arriva con la macchina qua, si scarica e poi si fanno quelle rampe a piedi. Comunque non è comodo, assolutamente non lo è proprio.
infatti voglio finire qua in qualche maniera. Ah, infatti la vedo una macchina, quindi effettivamente sì, tutta. Da qua potete ammirare proprio le rampe, questa parte di rampe. E se pensate che siamo arrivati perché sentite le macchine, in realtà non è così. Rosario si denuda, lo potete vedere, bellissimo. Invece siamo semplicemente arrivati al Serra, all'Istituto Tecnico Commerciale, che praticamente si trova, che ci dice, ci ricorda che siamo solamente a metà del percorso, ossia siamo arrivati a quello che è l'arteria di mezza collina, che è il Corso Vittorio Emanuele. Ed eccoci qua, qua siamo al Corso Vittorio Emanuele, là dal Serra, se scendessimo dal Serra arriviamo proprio in mezzo ai quartieri spagnoli. Non è quello che voglio fare, vorrei arrivare a Montesanto, come si fa? Mo devo prendere un poco di mappa. Procediamo. Allora, qua ci troviamo sempre in Corso Vittorio Emanuele, queste che vedete qua sotto sono i binari della funicolare di Montesanto che noi abbiamo evitato di prendere, il Parco dei Quartieri Spagnoli, e adesso noi andiamo a scendere quelle che sono le scale di Montesanto per arrivare esattamente fin lì giù. Questa è la fermata della funicolare di Montesanto. Procede. Scale della metropolitana della funicolare, binaria della funicolare, e questa è, vedete, come cambia il colore di Napoli. Entriamo proprio nel centro storico. Vedete? Procediamo, che bella giornata. Come potete vedere, da qui svettano guglie e grattacieli. Facciamo vedere cosa svetta. Allora, i grattacieli che sono del centro tradizionale, e questa qui è la guglia a fuoco del Duomo. Vedete? Scendendo, troviamo un'installazione artistica di Mariangela Bruno, architetto. Montesanto Art 2018. Montesanto Art 2018, guardate. Siamo quasi arrivati alla fine, è finita la nostra discesa, siamo arrivati a funicolare alle spalle, stiamo andando a Piazzetta Olivella perché per noi è d'obbligo una tappa, che cioè, un forno che vende le brioche, erano sempre a 50 centesimi, ma vediamo come siamo rimessi, andiamo, non è, andiamo, va bene, ci siamo adeguati, 70 centesimi, saputim fa, 70 centesimi, cornetto crema marena, siamo a Piazzetta Olivella, Montesanto. Non me la posso mangiare con questa cosa, procediamo. Vabbè, ovviamente era squisito, che ve lo dico a fare. Pigna secca, in genere così di gente. Ed è così di gente. Perché ci salta il genere? Non si cammina in genere. Non si cammina in genere. Unico la Cumana, Montesanto, andiamo. Adesso guardate com'è libera, non è mai stata così libera. Cuore di Montesanto. Cuore di Napoli. Cuore di Napoli. Stiamo sentendo, in realtà prima si sentiva un neomelodico, adesso non si sente più, tra bancarelle di frutta, tra pesciare, il signore pesce qua non c'è più, stava di là, ho messo dietro, comunque è bellissimo. E ragazzi, c'è da dire che, come potete vedere, cioè non dico che siamo solo io e Rosario, però rispetto alla folla dei giorni normali che qui non si passava addosso, una addosso all'altra. No, adesso si sta una meraviglia. Beh, chi non è di Napoli non può saperlo. No, chi non è di Napoli, in genere qua non si passa. Una addosso non all'altro. Si passa. È una cosa di umana di gente. Mi mangerei tutto quello che vendono queste botteghe, me lo mangerei. Non questo. Anche qua a Montesanto, cuore di Napoli, si sono industriati per fare l'aperitivo. L'aperitivo all'aperto, ovviamente. E naturalmente a prezzo popolare. Quanto costa l'Apero Spritz? Signori, Apero Spritz, un euro. Bellissimo, troppo bello. Con i tavoli, procediamo. E adesso stiamo passeggiando per una via Roma, sempre a un quarto della popolazione normale che ci sta. Cioè, la gente c'è in strada, però talmente... vabbè, il signore con naso da furia, lasciamo perdere. Ma più lo trovi anche a Milano. Però tanto si trova ovunque, non è un problema. Comunque siamo molto larghi, molto. Quindi tutto a posto. Giornata di sole, piano piano qua. Cioè io sono uscito con maglione, camicia e maglietta. Ecco, per farvi capire. Tutto a posto. Sempre in questa giornata da un caldo di parti siamo arrivati alla fine di via Roma, piazza Teste Trento. La famosa carciofola che sta qui. Il Teatro San Carlo, eccolo qui. Il Palazzo Reale è quello qui, e adesso ci apprestiamo ad andare come al solito a Piazza del Plebiscito. Procediamo davanti all'antico caffè Gambrinus, che anche lui so che ha avuto molti problemi
durante il Covid, ovviamente adesso si spera si stia riprendendo. Qualche malalingua la replica di più sul raffreddore relativo. Ma invece la tragedia è qui. Vediamo una piazza del vestito con il cantiere della metropolitana. Oh mio Dio. Non è il cantiere della metropolitana. No, no, è il cantiere della metropolitana. No, qui sì. C'è il. È il cantiere. Ti assicuro, è il cantiere della metropolitana. Francesco, c'è il Teatro San Carlo. Vabbè, Rosa, anche lo cubo, tu vai a leggere che cos'è. Vai a leggere che cos'è. Ma c'è anche il Teatro San Carlo. Ma non è quello che sta facendo. Queste cose qua è il cantiere. Ma vado pure per là. Cosa di tazzi. Nell'allestimento del Palazzo Reale vedo che dentro hanno messo una casina. Perché? No? Siccome che cosa? Stanno subito facendo concerti e concertissimi. Questo è il San Carlo che si mette. Ah, è vero, il San Carlo che pur di fare spettacolo. Allora, abbiamo finito via Toledo, abbiamo finito piazza del Piscito, siamo arrivati a mare, ecco qua, guardate, il circolo canottieri, il mare, il padrone di casa è sempre lì, mare, mare, Sorrento, Sorrento, Sorrento. Ambulanza. Ritorniamo con un po' di zoom, allora diciamo il Vesuvio, Sorrento, 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 Capri, eccola qua, Capri. Golfo, il Castel del Novo, Santa Lucia dentro, queste via Partenope. Andiamo a vedere qua, abbiamo San Martino dove eravamo lì sopra, dove abbiamo cominciato il nostro cammino, e da quest'altra parte Palazzo Reale, vestite di Palazzo Reale, il Maschio Anduino e Rosario. Poco di pazienza. Camminando, camminando. Sì, siamo da uno degli tanti chalet che è sul lungomare di Caracciolo e poi Mergellina. Guardate come si chiama? Chalet o Danasicana? Perché la classica cosa che si fa sul lungomare napoletano è il tarallo, sugnieppe per la birra. Tarallo e birra, una cosa leggera, fresca. Da Mergellina, dal lungomare Caracciolo. Da Mappatella Beach. Quello è lì da Mappatella. Ah, che bellezza, guardate qua. Là è sempre Capri. Guardate un po'. Procedendo lungo, vedete il circolo canottiere sempre là dietro, siamo arrivati alla fine, alla punta di via Partenope, ci troviamo dietro la fontana del gigante. Che narra la storia di queste due divinità, le vedete? Due divinità fluviali. In realtà c'è una leggenda vuole che uno sia Vesuvio e l'altro un fiume, che entrambi si innamorarono della Sibilla Partenope, e non corrisposti dall'amore della Sibilla, uno divenne un fiume, un corso d'acqua, in modo da poter portare l'acqua alla Sibilla, che era qui sullo scoglio di Castel dell'Ovo, scoglio di Megaride. Megaride, e Vesuvio era di sera, si era posto di fronte per guardarla. Hai capito? Bellissimo. E quindi giriamoci, scoglio di Megaride e con il Castel dell'Ovo, e poi procedendo si comincia a vedere la collina di Posillipo, come vedete, eccola. Procediamo. E siamo arrivati giusto davanti al Castel dell'Ovo, ingresso dal Borgo Marinaro, appunto del Borgo Marinaro, isolotto di Megaride. Facciamo un giro a 360 gradi da quest'altra parte, i Grand Hotel di Napoli. Nasce Palepoli, tutto quello che vuoi. E qua ci sono i grandi alberghi di Napoli, che ovviamente in questo momento stanno un po' soffrendo. Sono anche, c'è qualcuno che addirittura ha chiuso, guardate il Continental. No, sono tutti chiusi, tutto a posto, non è vero, tutti no, tantissimi no. Comunque, forza Napoli, forza Italia, ce la possiamo fare. Già si vede che tutte le persone qua sono industriate con tutte le possibili e immaginabili attività commerciali e ricreative. Procediamo con il nostro giro. Siamo arrivati a Piazza Vittoria, all'inizio di via Caracciolo, l'inizio appunto di quest'altra parte del lungomare. Piazza Vittoria. No, ma sì, Piazza Vittoria. Piazza Vittoria. Tutto bene. Sì, sì, adesso giro un attimo la telecamera. Riguardiamo il Vomero con la Floridiana, i Liberty. Ed eccoci qua, e questo è l'inizio della villa comunale. E la collina di Posillipo che abbiamo già visto. Risaliamo per il salotto napoletano dello chic e del bene. Siamo a Piazza dei Martiri. La Piazza dei Martiri.
i quattro leoni che simboleggiano le quattro giornate di Napoli. Emporio Armani. Quelle con Masaniello, ricordiamocene che qui uno non è originale, perché gli americani quando sono venuti dopo la guerra se lo sono portati in America. Tutto a posto, procediamo. Stiamo girando all'interno dei vicoli di San Pasquale a Chiaia, proprio i vicoli della movida napoletana, da bene, della notturna, con infatti tutti i localini, bar, ristorantini. Ovviamente adesso sono anche fin troppi e fin troppo vuoti per il momento, però la zona è bellissima. Procediamo, stiamo camminando per via dei Mille, questo palazzo, il palazzo Leonetti, uno dei palazzi più belli di questa strada, palazzo dove hanno girato la fiction Villa Settembre. Quello è ancora più bello, c'è la famosa scala. Questo è il palazzo famosissimo della scala imperiale, perché noi siamo da dentro, però, perché dove hanno girato Napoli, com'era? Napoli Velato. Napoli Velato. Siamo arrivati a Piazza Medeo, stiamo andando a prendere la funicolare di Chiaia, guardate questo scorcio, proprio belle pop stile Liberty, e adesso risaliamo al Vomero. In funicolare abbiamo fatto anche l'acquisto dall'ambulante di turno, ci siamo comprati i porta mascherine. Siamo nella funicolare di Chiaia, signore e signori, revampizzata, ristrutturata, tutti resta presto. Come si usano questi cosi, Rosario? Scopriremo quello io. Molto buono, funzioneranno più che altro, chi lo sa. Passeggiando, siamo adesso a Via Scarlatti, esattamente dove abbiamo il bed and breakfast, una meraviglia proprio, questa cosa che siamo giusto in mezzo al centro del Vomero. E adesso andiamo a prendere Tonia, quindi abbiamo mangiato. Che ci siamo mangiati oggi? Pizza, salsicce e friorielli. Mezza a testa e basta. Fine, leggeri, tutto a posto. Adesso siamo riusciti, andiamo a prendere la funicola di Montesanto, quella che non abbiamo preso stamattina, e poi vari ed eventuali. Andiamo. Nuovo itinerario, ci troviamo in questo momento a Via Palizzi, una delle strade residenziali più chic del Vomero, completamente sede della Belle Époque. E per esempio qui questa è la casa degli Scarpetta. Infatti, c'è scritto lì, faglielo vedere. No, tu così non puoi. Si vede. C'è scritto Scarpetta. Si vede benissimo. Adesso vi facciamo vedere qualche panorama da questa strada meravigliosa. Andiamo. Un semplice palazzo come questo si va a vedere una facciata del genere, sempre con capri, guardate. Okay. Procediamo. Visuale di palazzi in stile Liberty, come potete vedere, Belle Époque completa, che sono completamente a ridosso, posizionati sul mare. Questi hanno delle ville, cioè degli appartamenti mostruosi. Questa è la palazzina Salvatore Russo, vedete? Non so chi sia Salvatore Russo, però è una bella palazzina. Cioè, adesso ci vediamo. Scorcio tra i palazzi, la villa comunale e Sorrento in fondo. Guardate quest'altro scorcio, questo che abita qui, si vede tutto questo. Wow! Castel dell'Ovo, la Nunziatella, il Monte Echia praticamente, e Chiaia. Cioè, ma vi rendete conto la stazione come sta messa? Signore, a parte, però hanno fatto i lavori, forse sta arrivando, se riusciamo a scendere questi 8 milioni di scalini poteva meccanismo funicolari si incrociano. Procediamo.
Bene, passiamo al momento cena. Non abbiamo le primavera. Siamo a friggitoria croquette, melanzane, ciuri, pantalo, tutto cosa. Va bene, buon appetito. Bellezza. Altro da Leopoldo a Via Scarlatti con una testa di moro, signore e signori. E poi ci hanno dato un cadeau che sono dei arancia candite e cioccolatini. Lenti di cioccolata e con un amaro del capo calabrese. Tutto a posto. Buon appetito e per stasera è tutto. Ciao a tutti. Ciao da Napoli.